avere sindacati politici. Ragazzi, siamo così globali e preoccupati, è che queste, che la, il lignaggio è stato frammentato dall'occupazione e dalle diaspore, che la famiglia perde la terra, perde gli vini o perde il pascolo, cioè che la frammentazione parte da lì e soprattutto perde cultura, quindi perde quella forma della memoria sociale tramandata, perdendo pezzi di famiglia, che sono poi quelle che si rivendicano in questi luoghi che sono i riti di passaggio. Da lì anche l'attività di ricerca per recuperare ciò che si sta perdendo, perché si perdeva, possiamo dire, abbiamo una presenza storica qui, noi ci siamo, abbiamo cantato questi paesaggi, abbiamo pestato queste terre. Vediamo il caso più da dirci, di sopravvivenza, che no? Sopravvivenza culturale. Si possono ballare cose molto diverse, si può manifestare cose diverse, a noi e agli altri. Allora, è attraverso il ballo, da qui vedere la complessità del ballo. Facciamo alcuni esempi e poi mi fermo. Così mi fermo a fare 10 minuti qua, se non mi fermate voi intanto come già stavamo facendo, però faccio alcuni esempi su cui possiamo ragionare. Si balla lo stato sociale oggi, si balla la classe, anche tanto più in territori occupati. Chi passa al ragaz egiziano è perché vuole mostrare un altro tipo di identità e appartenenza culturale che non quella vista come tradizionale, genealogica, di lignaggio della famiglia. Questo è un contesto giordano molto forte. O si balla perché si vuole sostituire DAP, quindi in questo caso si dimentica quel tipo di rito, non il rito in sé, ma si dimentica quel tipo di ballo, o lo si mette da parte, mette tra parentesi temporaneamente. Quindi il rito è anche dimenticare i riti, la memoria è anche dimenticare, sempre è sempre una selezione, come dire, ogni memoria. Si balla il criterio morale delle famiglie, che lì vuol dire tante cose, qua non posso tanto, ma avendo, potete un po' immaginare, anche solo sono in Italia, che non ha a che fare con i corpi, che in Italia sono problematici anch'essi per le morali pubbliche, per via di onore invece in un contesto medio orientale, hanno a che fare con i corpi, ci sono diverse idee, tra cui quelle di una certa interpretazione coranica, per cui il canto e il corpo sono di per se stesse vulnerabilità, irrazionalità, e quindi sono lontane da Allah. Allora, questa lettura c'è, molto forte, quindi certe forme di integrismo religioso hanno portato, come dire, a mettere da certe forme di DAP da parte, per poi invece riapplicate in una forma chiamata halal, sacra, non haram, cioè proibita a livello morale. Questa è la morale religiosa, ma in realtà è tutta politica, religiosa politica. Che io ho visto dacche, che erano halal semplicemente perché erano strumenti diversi, stesso ritmo, e non si poteva arrivare a un livello di hami hai. Cosa vuol dire? Che le 10 di sera sono divertiti, che non ci si divertiva, molto semplicemente. Erano arrivati i fratelli musulmani, però soprattutto si balla halal haram in che senso? Nel senso che prima uomini e donne ballavano assieme e oggi per diverse ragioni si mostra la divisione di gruppo, donne da una parte e uomini dall'altra. Questa è una cosa abbastanza recente in realtà, in alcuni contesti, con questi cittadini palestinesi già la prima, però togliere il DAP come ballo misto, uomo donna, uomo donna, uomo donna, uomo donna di un gruppone, cosa che invece è ancora fatta nella Valle del Giordano, in contesti diversi, perché hanno la legittimità di essere marginali, quindi anche se qualcuno dice tutti immorali, tanto già ce lo dicete ogni giorno, cioè dite ogni giorno, scusate. Quindi ma poco cambia, quindi può cambiare anche quello, cioè cosa si dice? Si manifestano idee di genere che non per forza sono univoche, che sono centrali nella dimensione della politica e anche del psicologico, cioè di cosa è un bambino, una bambina, un uomo, una donna, cosa dovrebbe essere, e diverse idee di cosa dovrebbe essere. Ci sono dei canoni chiaramente generali, ma ci sono, quindi ci sono delle contese. Ogni cultura ha i suoi contesti, non più quello profondo cambiamento come quella palestinese. C'è una forte contesa di generazionale, cioè all'interno di un dacche, hafla, festa, rito di passaggio, cioè uomini si rappresentano come corpo politico, ballando, cioè divertendosi, intendiamo, ma se rappresentano come corpo politico, c'è una diversa di come deve rappresentarsi.
se in forme, diciamo, particolarmente ordinate, con un'idea di tradizione che è giocata su cosa erano quei passi prima, quando eravamo in Palestina, e parlo quindi di rifugiati che non sono più in Palestina in territori occupati, o comunque chi stava in territori occupati che non è più, no, non è più il proprio villaggio, la propria terra, o è in un campo di rifugiati. E invece è subito una nuova generazione che cosa fa? Che un po' come le ragazzini prima, ma questa è una dimensione rituale pubblica e si allena per farlo, vuole, non solo vuole ballare anche in altro modo. Anzi, vuole ballare in altro modo, però la stessa Dacche. Cosa fa? Introduce all'interno del Dacche dei linguaggi del corporei, del hip hop, del rap, soprattutto del pop rap, o di quello che loro chiamano al Michael Jackson. Di quella che è stata l'iconografia effettivamente globale di una certa modalità sincopata che ha attirato tanti di muovere corpo. Chiaramente lì era giocato non a caso su gruppi sincronizzati, anzi ossessivamente sincronizzati, che lì chiaramente viene riletto. Allora uno potrebbe dire ah, guarda scimmiotta in occidente, la classica lettura. In realtà quello che avviene è molto diverso. Ecco, sulla base del setting up che ha un suo ordine molto preciso, contate che quando lì non ho guardato che si vedeva, ma quando c'è, in tutte le feste, ci sono sempre almeno una decina di persone della famiglia che vanno in giro a guardare. Perché? Perché l'idea di mantenere ordine, e visto che sono pochi i contesti di manifestazione pubblica, è inevitabile che ci sia sempre un po' di disordine, che nasca qualche litigio tra due persone per una vecchia storia. Quello è inevitabile. Che succede qua sulle strade milanesi, non vedo perché non dovrebbe succedere, dove non ci si raduna mai. O in Italia che ci sia quello ingranato, quello che ha bevuto tanto, alcol. No? E quindi ci sono sempre queste persone che vengono a volte con dei bastoni, ma sono i bastoni in genere della Ouija stesso, sì, sì, ma che posso servire a doppio uso. Nel senso, ma che non, io non li ho mai visto usare, se non così per far finta, ridendo, ma che sono a dire qua noi famiglia, lignaggio, tribù, controlliamo l'ordine. Qua c'è una, perché? Perché è anche l'unico contesto in cui si sta legittimando qualcosa di rompente. Cioè corpo collettivo che deve raggiungere un climax, un livello di non è di trance, non sarebbe corretto dirlo, però di andare fuori, sono parole simili, no, che si dicono, che si dicono attraverso parola hard soprattutto, che si sa anche del pericolo che può portare. Qui torniamo un po' anche alla ragione del conflitto, ma adesso vediamo. Cioè, e si sa che può uscire anche altro. Questo singolamente, psicologicamente, visto il singolo, aggressività, rabbia, dolore, e c'è tanto da vendere da quelle parti, tanto prima vale Giordano, si fa una vita veramente misera, per questioni climatiche, di rifugiati, di precarietà del lavoro, di mancanza di soldi, e quindi non si sente uomini, non ci si può neanche sposare e fare la festa perché non ci sono soldi. Cosa vuol dire questa? La dimensione del futuro stesso, non posso diventare uomo, non ho i soldi per fare la festa per diventare uomo. Credo che soldi di stanza ci vuole, ma lì la situazione è veramente incastrata come altri contesti del territorio occupato. Allora cosa fanno? Quello che succede, ecco, che questi movimenti vengono incorporati nella saffa del Dacche. Allora quello può servirci, da un lato io mi sono servito per capire le forme di appartenenza locale, uno strumento per capire. In realtà può farci capire anche meglio quando vediamo degli ibridi. Li vedrete, e si vuole capire che cos'è tradizione e cos'è modernità. Forse bisogna capire che il rito è sempre tradizione e sempre innovazione, cioè soprattutto quando viene molto investito. Poi il rito può anche scomparire, si dimentica, succede anche questo nei popoli. Ma perché cosa succede? Nonostante il corpo cambi, perché se si imita, se si fanno movimenti pop, qualcosa cambia, rimane sulle basi della musica d'acche. Sulle basi della musica d'arte, si mantiene la collettività del gruppo, anche quando tutto a un tratto si staccano quattro ragazzi da soli, vanno al centro e fanno il Michael Jackson, cioè fanno la scena per gli altri. Dove si costruisce una scena, lì è dirompente la cosa, perché all'interno del cerchio di 150 persone, sei ragazzi vanno e fanno questi altri movimenti del globale, che poi del globale occidentale, del globale americano in particolare. Certo, da un lato è dirompente perché non sono più il corpo unico,
ho trovato loro stessi, mettono qualcosa che non toglie la disciplina di quel corpo unico. Quel corpo diventa uno spettacolo intorno allo spettacolo, ma per breve tempo, che non vuole togliere date, che non vuole togliere, non lo toglie perché o quei movimenti, pensate anche solo a quel movimento che non so fare così, quello che uno fa finta di avere una scossa elettrica, ecco, pensate a 150 persone che lo diventa. Quello riafferma da te stesso, perché il corpo collettivo rimane in ritmo e si riprende lo stesso passo. Sono le micro introduzioni per dire noi siamo al mondo, non più solo qui chiusi, ma davanti al mondo.